È la mia prima esperienza nell'ambito della ginnastica ritmica e di conseguenza la mia prima esperienza con la squadra nazionale. Fino ad ora è un'esperienza straordinaria, è certamente una sfida dal momento che ho sempre vissuto in teatro, quindi per me il palazzetto è un ambiente nuovo, una situazione assolutamente estranea, ma fino ad ora mi trovo molto bene, ho delle colleghe che sono straordinarie, dalla Emanuela, alla Valentina, alla Olga, alla Arianna, sono persone molto qualificate che mi hanno aiutato all'inizio a farmi, diciamo, ambientare in questa nuova famiglia. E direi che per il momento mi trovo molto bene, sono molto soddisfatta del lavoro che stiamo facendo. Le ragazze non hanno bisogno soltanto di una figura che abbia alle spalle un'esperienza lavorativa come la mia, ma hanno bisogno anche di una figura a livello tecnico molto precisa e importante. Penso che il lavoro principale per loro sia al momento quello di rendere il gruppo un vero gruppo, per cui a lavorare insieme e uniformarle, sempre mantenendo comunque la loro personalità, la loro individualità. Però devono riuscire a diventare una squadra al 100%, sono tutte ragazze nuove, giovani, con tutte delle bellissime esperienze, ma che lavorano insieme da pochi mesi. Quindi il mio compito alla sbarra tutte le mattine è proprio rendere i movimenti uguali, nella loro perfezione tecnica sicuramente, ma renderli uguali e all'interno delle regole riuscire a dar loro la possibilità di esprimersi. Poi chiaramente la pulizia all'interno dell'esercizio è fondamentale e questa è proprio data dal lavoro in andehor, dal lavoro tecnico per la maggior parte solo la danza classica ti dà, quindi la pulizia dell'estensione dei piedi, quella precisione in ogni piccolo passo. E chiaramente poi l'eleganza e la leggerezza del movimento che una squadra nazionale deve avere e le ragazze hanno già, in parte per natura e in parte perché ci stiamo lavorando da qualche mese, quindi piano piano quello l'acquisiranno sicuramente.